Ciao, benvenuti in questo nuovo episodio di Everlasting Summer. Allora, nell'episodio di oggi devo scegliere se andare al ballo oppure aiutare Alisa. Io ho deciso di vedere entrambe le scelte, quindi inizialmente scelgo insomma di andare da Lisa, così vediamo insomma quello che accadrà e poi ricaricherò la partita, così vediamo insomma quello che accadrà andando al ballo, perché io sinceramente non vedo l'ora, però voglio vedere anche a Lisa quello che ci riserva. Quindi intanto clicchiamo su questa. Dopo pochi minuti mi sono avvicinato al palco. Forse non è stata una buona idea accettare il suo invito. Il solo fatto di parlare con vabbè, sì, è pericoloso già di per sé. D'altra parte, non ci tengo ad andare al ballo. Cosa potrei fare là? Mi metterei solo in ridicolo. No, preferisco guardare Alisa mentre suona la chitarra. Avvicinandomi, ho visto una persona seduta sul bordo del parco, con le gambe a penzoloni. E così alla fine sei venuto. Alisa ha messo la chitarra da parte ed è saltata giù dal palco. Mi è parso di scorgere una traccia di contentezza sul suo viso. Suonare per qualcuno è certamente meglio che farlo per se stessi. Come puoi vedere. Allora cosa facciamo? Che intendi con cosa? Te lo sto chiedendo. Beh, volevi. All'improvviso ho avuto il dubbio che questa situazione fosse solo un'altra delle sue solite burle e che non mi sarei dovuto aspettare di sentire una qualche canzone. Io vado a dormire, addio. Mi sono girato e ho agitato la mano lentamente, in modo intenzionale. Ehi! Alisa mi ha afferrato per la manica. Cosa c'è? Non vuoi ascoltarla? Ascoltare cosa, se nemmeno tu sai esattamente che cosa vuoi fare? Ma certo che lo so! Ha preso la chitarra e ha fatto vibrare le corde con il plettro un paio di volte. Siediti accanto a me. Non ho obiettato e in un istante ero già al suo fianco. Così va meglio. Non partecipare al ballo, andarmene adesso e poi cos'altro farò? Il ruolo di estraneo era più adatto ad un osservatore passivo e non al desideroso cercatore di risposte che volevo essere. Allora, adesso ti faccio vedere come si suona questa canzone. Così su due piedi? Cosa intendi con su due piedi? È da molto tempo che non maneggio una chitarra. Si potrebbe facilmente intuire quanto tempo sia passato dall'ultima volta che l'ho utilizzata, dato che la mia capacità di suonarla farebbe ridere i polli. Non è difficile. Ho lanciato un'occhiata intensa ad Alisa. Ormai mi pareva chiaro che non fosse in grado di esprimere i propri sentimenti. Avrebbe potuto anche abbandonare il suo usuale temperamento per qualche istante, rivelandosi così una ragazza normale, simpatica eppure amichevole. E quando sarebbe tornata al suo solito comportamento, le cose si sarebbero messe male nuovamente. Ma quale delle due è la vera Lisa? Ehi, cosa? Smettila di sognare ad occhi aperti. Ah sì, scusa. Allora, stai guardando? Sì, che canzone è? Quella che ho suonato stamattina, ovviamente. Ah, ok, sto ascoltando. Alisa si è preparata e ha iniziato a suonare. Sta suonando? Così si fa. Hai capito tutto? Potrei aver capito, ma probabilmente non sarei in grado di replicarlo. Come dire? Non preoccuparti, i risultati vengono con la pratica. Aveva indubbiamente ragione su questo punto, ma io ho sempre avuto problemi con la pratica nella mia vita. Beh, mi ha dato la chitarra e ho provato a suonare il primo accordo. Era difficile, era come se le mie dita fossero legate da un filo e non volessero stare nella posizione giusta. In passato sapevo farlo meglio, ma in quel momento non sarei riuscita a suonare nemmeno brilla brilla la stellina. Allora? Aspetta un momento. Sembra che tu non possa diventare una rockstar. Ha riso bonariamente. Forse è meglio così. Ho sibilato, cercando invano di ricordare la sequenza delle corde da far vibrare. Beh, la chitarra ha iniziato a fare dei suoni diabolici che sembravano i gemiti di un dinosauro ferito.
Le dita della mia mano sinistra continuavano a sbagliare posizione e la mia mano destra non riusciva a reggere il ritmo. Potremmo chiamarlo rock progressivo. Progressivo. Bene, bene, da qua. Ha ripreso la chitarra. Tra le sue mani suonava in modo completamente diverso. Per un momento mi sono sentito in imbarazzo a causa della mia goffaggine. Alisa magari non era a livello di un chitarrista professionista, ma comunque riusciva a suonare con sicurezza le melodie semplici. Doveva essersi esercitata molto. Stavolta hai capito? Ha terminato e mi ha ridato la chitarra. Allora. La seconda volta mi è riuscita meglio, ma ero ancora lontano dal livello di Alisa. O da un livello decente. Ero consapevole di quanto fossi scarso rispetto a lei. Sembra così facile. Basta suonare la canzone con tre accordi. Questa melodia però è un po' troppo semplice. Ho messo da parte la chitarra. Alisa si è persa nei suoi pensieri per un momento. Persino un bambino dell'asilo saprebbe suonarla meglio. Grazie, io ci ho provato. Ho notato. Forse voleva dimostrare la sua evidente superiorità nel suonare la chitarra. Non tutti possono essere dei musicisti. Già, non proprio. Alisa ha guardato in alto verso il cielo. Beh, tu non puoi esserlo, questo è sicuro. E perché? Avresti dovuto sentirti. Ho iniziato a pentirmi di essere venuto qui. Beh, non farci caso, perché Alisa dovrebbe farmi questo? È ovvio che io sia un terribile chitarrista. Certo, ma se mi esercitassi un po'. Allora, ti eserciterai? Non lo so, forse. Tuttavia la chitarra era l'ultimo dei miei problemi, mi trovavo in uno strano mondo dal quale non potevo andarmene. E ciò era più importante di una stupida discussione con Alisa. Tutto ad un tratto ho percepito una fastidiosa autocommiserazione, indifferenza e il bisogno di lasciare questo posto, di dimenticarmi questa serata. Quei sentimenti mi hanno lasciato un'impressione sgradevole e un ardente desiderio di fare o dire qualcosa di stupido. Come se cambiasse qualcosa. Eh? No, vabbè, questa espressione è troppo carina. Se imparassi a suonare la chitarra, di certo non ce la faresti. La faresti strimpellare per un paio di giorni e poi l'abbandoneresti in un angolo. Le parole di Alisa mi hanno trafitto il cuore. Sai che ti dico? Oh beh, perché avrebbe dovuto saperlo? Le importava forse qualcosa? Stavo reagendo in questo modo solo perché aveva detto la verità, perché era stata proprio Alisa a dirmelo in faccia. Una persona non può essere in grado di fare bene ogni cosa. Probabilmente no. Ma tu dovresti sapere fare bene almeno una cosa. Quindi mi stai dicendo che io non so fare niente? E che ne so? Sai, io. Io cosa? Dovrei dirle delle mie abilità al computer? O dei libri che ho letto o i film che ho visto? Va bene, questa conversazione non ha senso. Inutile dirlo. Tu pensi solo a divertirti. E tu non fai altro che lamentarti. Va bene, basta così. Sono saltato giù dal palco e me ne sono andato da quel luogo. Bene, vattene allora. Ho sentito Alisa gridare dietro di me. Sto già andando, ho sibilato. Il percorso mi ha riportato alla piazza. Slavia era al centro di essa e stava spazzando l'area. Oh, Simon, ciao! Credevo che tutti stessero già dormendo. No, e tu che stai facendo? Sto pulendo qui dopo il ballo. Perché non sei venuto? Ecco. E dove sei stato? Io non avevo la minima intenzione di dire a Slavia come mi ero ridicolizzato al palco da concerto con la chitarra davanti ad Alisa, mentre l'intero campo si stava divertendo alla piazza. Ho fatto una passeggiata. Ok, ma saresti dovuto venire. È stato divertente. Sono contento che tu ti sia divertita. Ho sudato come un maiale oggi, a causa delle mie preoccupazioni, o semplicemente perché la notte era calda. Ehi, sai forse dove potrei farmi un bagno? Certo, vai dritto, poi un po' a sinistra sul sentiero, poi a destra e troverai la sauna. Ok. Vuoi che ti accompagni? No, grazie, me la caverò. Non volevo proprio disturbarlo ulteriormente. Mi sono incamminato verso la direzione che mi aveva indicato Slavia. Mi prudeva tutto. Come ho fatto a non accorgermene prima? E piuttosto, cos'altro ancora non avevo notato?
Se le cose continueranno ad andare in questa maniera, mi toccherà restare in questo mondo per sempre. Ho rabbrividito al solo pensiero, e anche per il fatto che non fossi per nulla terrorizzato né spaventato, proprio come se fosse un normale flusso di eventi. Ho intravisto un edificio dietro agli alberi. E perché i pionieri si lavano proprio qui? In effetti, Olga Dmitrievna aveva menzionato qualcosa riguardo a certi lavori alle docce. Ma adesso non importa. Dentro c'erano dei saponi e degli asciugamani puliti, e quindi mi sono lavato rapidamente, sono uscito e ho fatto un grande respiro riempendomi dalla fresca aria notturna. Ah, è così bello quando la pulizia fisica porta alla pulizia spirituale. Tutti i miei problemi, seppur non spariti del tutto, sono diventati meno opprimenti. È come se l'acqua non avesse lavato solo lo sporco, ma anche l'ansia della mia mente. Ho sbadigliato e mi sono incamminato verso la casetta della leader, strofinandomi gli occhi. Oh, abbiamo incontrato lei! Non sono riuscito a fare nemmeno pochi passi, quando Alice è saltata fuori dai cespugli. Tu, che ci fai qui? Mi sono lavato. È ritornata in sé e ha parlato di nuovo. Eh? E cosa? Che ne so? Allora perché parli se non lo sai? Tutta la mia pace interiore è svanita in un istante per fare spazio alla stanchezza e all'irritazione. Ok, allora se non ti spiace. Aspetta. Che c'è ancora? Giù al palco. Se hai pensato che io... Beh, non volevo offenderti. È tutto a posto, non mi sono offeso. Non sono capace di suonare la chitarra, nulla di speciale. Molte persone non la sanno suonare. Ho sentito un'evidente nota di irritazione nella mia voce, ma non ho potuto farci niente. Avrei voluto dirle tutto in faccia qui, adesso. Esatto, non sei capace. Alice ovviamente stava trattenendo le risate. Ok, ne ho abbastanza di te. Mi ha fatto proprio arrabbiare. In un altro momento avrei iniziato a gridarle addosso, o forse peggio. Aspetta, vuoi lasciarmi in pace? Alisa mi ha seguito senza provare a fermarmi. Davvero, non volevo offenderti. Una forza sconosciuta mi ha fatto voltare verso di lei. Va bene, e adesso posso andare? Sì, certo. Sotto il chiaro di luna, Alisa sembrava molto bella, con una lieve espressione di colpevolezza sul suo viso. Se solo riuscisse a tenere chiusa quella bocca. Perché stai sogghignando? Anche se... Niente, stavo solo pensando che se tu fossi un po' più gentile. Allora cosa? È meglio non dire certe cose. Le persone potrebbero farsi strane idee, a seconda delle loro capacità intellettive. Allora niente. Finisci la frase. Non c'è niente da finire. Sono molto stanco e voglio andare a dormire. Fermo lì. Non costringermi a fuggire da te. Come se tu potessi farlo. Poteva aver ragione, ero già esausto a causa di quella giornata e ovviamente non avevo intenzione di correre dopo essermi appena lavato. Allora cosa? Cosa? Se solo fossi più gentile, allora cosa? Provaci e lo scoprirai. E perché dovrei fare qualcosa per uno scemo come te? Allora non farlo, io che c'entro? Ho sospirato e mi sono trascinato verso la piazza. E per quanto riguarda te? Cosa? Le ho risposto senza voltarmi. Beh, se io lo facessi, allora tu? Non so di cosa tu stia parlando, ma se ti fa piacere facciamo finta che anche io ti abbia detto che lo farei. Ah, wow, gentilissima! Mi ha gridato Alisa, andandosene verso la sauna. La piazza brillava pulita come le strade tedesche, che in quegli anni erano lavate con lo shampoo, o così dicevano. Grazie mille, Slavia. E io non ho fatto altro che litigare con Alisa. A quale scopo? Come se fosse stato davvero necessario. E quel suo comportamento? In qualsiasi altra circostanza avrei pensato di piacere ad Alisa e che lei stesse nascondendo i propri sentimenti dietro la sua maleducazione. Ma adesso non mi importa comunque. Relazioni, amore o qualcos'altro. Lei potrebbe non essere nemmeno umana. Esatto. E se invece lei fosse davvero umana e tutto questo stesse accadendo nel mondo reale? Ho liberato la mente da quei pensieri e mi sono diretto verso la casetta della leader.
La stanchezza ha preso il sopravvento su di me. Un ostacolo invisibile mi ha bloccato davanti alla porta. Olga Dmitrievna di sicuro vorrà sapere dove sono stato e perché non sono venuto al ballo. Mi dovrò preparare per l'interrogatorio. Considerando l'assenza di Alisa al ballo, non sarebbe stato difficile intuire che l'avevamo saltato insieme. D'altra parte, dovrei forse dirle che invece di andare al ballo, Alisa si è esercitata con la chitarra e io invece ero occupato con la mia introspezione? Niente di speciale, a dire il vero. Non importava il perché io me ne fossi andato. Quindi, allo stesso momento però, ho pensato che forse sarebbe stato meglio tenere la bocca chiusa. Beh, deciderò quando sarà il momento. Ho sospirato e ho tirato la maniglia. Wow! Olga Dmitrievna mi stava aspettando con indosso l'abito da sera. Allora, Simone, dove sei stato? Io? Allora, dille che sei stato con Alisa, inventati una scusa. Allora, io le dico che sono stata con Alisa. A dire il vero, sono stato al palco da concerto con Alisa. E che cosa ci facevate là? Abbiamo suonato la chitarra. Va bene, non importa. Perché non sei venuto al ballo? Beh, francamente, non mi piace ballare. E allora? Quello era un evento speciale del campo. Tutti i pionieri avrebbero dovuto partecipare. Mi ha guardato intensamente. Avresti potuto anche stare seduto in silenzio se proprio volevi. Mi dispiace. Ho sospirato. Ok. Olga Dmitrievna ha addolcito lo sguardo. E ora a letto, presto. La tempesta è passata. Ok, abbiamo spento le luci. Mi rigiravo nel letto, ma non riuscivo a dormire. La mia mente era colma di pensieri riguardanti la musica, chitarre e Alisa. Mi chiedo, potrei diventare un musicista professionista? No, non penso. E comunque, lo voglio davvero. Perché dovrei volerlo? Certamente sarebbe divertente, ma niente di più. O forse è Alisa il motivo. Lei è proprio un vampiro energetico, ti risucchia tutta l'energia del corpo. I miei occhi hanno iniziato a chiudersi e in un istante mi sono addormentato. E ok, allora io mi fermo qui con questo episodio. Devo dire che l'appuntamento con Alisa non è stato bruttissimo, però sinceramente a me lei non fa tanto simpatia. Non so a voi, fatemi sapere cosa ne pensate di Alisa, ma io mi sa tanto avrei preferito andare al ballo. Infatti non vedo l'ora, insomma, di vedere quello che sarebbe accaduto scegliendo l'altra opzione. E lo faremo la prossima volta. Quindi nel prossimo episodio vedremo insomma come sarà invece andare al ballo e quello che accadrà. Spero comunque che questo episodio vi sia piaciuto. Fatemi sapere come sempre cosa ne avete pensato giù nei commenti. Pollice in su se non lo avete ancora messo. Vi ricordo di iscrivervi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!